E oggi ti parlo di Kramaga e di una cosa che qualsiasi ventenne, maschio o femmina, sa benissimo. Mai mischiare. Mai mischiare. Mi arrivano molte domande in cui di base mi si chiede: ma il Kramaga che cosa utilizza per i pugni? Il Kramaga che cosa utilizza per i calci? E quando si finisce a terra che cosa utilizza? E queste domande derivano dal fatto che c'è una grande confusione e che alcuni candidamente dicono: ah, noi per la lotta a terra nel Krav Maga usiamo il Brazilian Jiu-Jitsu. Sentito, sentito con queste mie orecchie. Oppure: ah no, però noi per il Krav Maga, per i pugni usiamo la box. Ragazzi, il Krav Maga per le tecniche di braccia, le tecniche di calcio, le tecniche a terra usa il Krav Maga. Il punto non è che il Krav Maga non abbia avuto originariamente degli elementi che hanno costituito il sistema, come qualsiasi altro sistema di combattimento, vada bene. Il punto è che il Krav Maga si basa, come qualsiasi altro sistema, su dei principi biomeccanici di funzionamento, più tutta una serie di altri elementi che declinano le tecniche sulla base di quello che è il risultato che si vuole ottenere in relazione alla situazione in cui il sistema deve funzionare. Che cosa vuol dire? Che troverai sicuramente molte analogie. Troverai analogie con sistemi che devono funzionare in un contesto non collaborativo e dinamico, in cui le variabili sono tante e cambiano. E la capacità richiesta all'atleta è quella di sapersi adattare alla situazione piuttosto che presentare una soluzione preconfezionata e forzarla. Perché molto sinceramente di rado funziona. Se hai bisogno di prendere dei pezzi per costruire il tuo Krav Maga, stai mischiando. E ricorda, mischiare è male e alla fine, è esattamente come per gli alcolici, ti ritroverai solo con un gran mal di testa.